15 eventi di grande ciclismo dalla fine di maggio con la tappa del Giro d'Italia all'inizio di settembre con Vincenzo Nibali sul Mortirolo. In mezzo tante altre manifestazioni che faranno della bicicletta a livello sportivo di vertice e a livello turistico popolare la regina dell'estate valtellinese. E l'Aprica di sicuro avrà un ruolo da grande protagonista. A dare il là alla stagione il convegno promosso da Comune e Consorzio Turistico di Tirano per parlare degli oltre 50 anni di rapporto stretto della località delle Robbie Valtellinesi con la bike tra passato, presente e futuro. Tra i relatori anche il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani. Siamo di casa qui, sembra strano perché siamo in una località sciistica, ma la montagna, la salita è l'essenza per il ciclismo e quindi quando ci sono tappe con arrivo alla Aprica sicuramente sono tappe belle, difficili, dure, tra l'altro questa con il Gave e il Mortirolo, alla fine la tappa regina di questo Giro d'Italia, una delle più difficili, una delle più attese e una anche delle più temute da parte dei corridori. E poi c'è anche il Giro Under 23. Ecco, questa è una cosa molto bella e molto interessante perché avremo la possibilità di far vedere e di far provare a giovani Under 23 una tappa da corridori veri, una tappa che sarebbe bellissima anche per i professionisti, la doppia scalata del Mortirolo, la prima volta dal versante più facile e la seconda dal classico, da Mazzo di Valtellina. Sarà una tappa breve ma molto molto impegnativa, due volte il Mortirolo, però è bello che una località come l'Aprica abbia come palcoscenico naturalmente il Giro d'Italia dei professionisti, ma è ancora molto bello, interessante, e devo ringraziare per il fatto che in questa località si pensi anche al mondo giovanile. Chi vince il Giro di quest'anno? Non è facile perché sono tanti pretendenti, mai come quest'anno tanti stranieri scendono in Italia per cercare di vincere questo Giro d'Italia. Tra gli italiani c'è Vincenzo Nibali.